grazie al pubblico che ci segue in presenza, a quello che ci segue da casa. Oggi parleremo con Pino Amandolfo di un libro che è uscito nel 2021 ed è un libro veramente importante di cui vi consiglio la lettura, pubblicato per La Nave di Teseo. Si tratta proprio dell'epistolario di Gugliarda Sapienza, curato da Pellegrino, che negli anni ha pubblicato via via tutti gli inediti della scrittrice. Si tratta di un grosso volume, più di 400 pagine, sono veramente tante lettere, ha più di 90 destinatari. In particolare sono riportate nel libro le minute, cioè le lettere, le brutte copie delle lettere che Gugliarda Sapienza preparava per poi ricopiare e spedire appunto agli interessati e ai suoi destinatari. Quindi, prima di addentrarci però nel libro, lascio la parola a Pina che ci farà un ritratto poi della scrittrice. È una scrittrice siciliana che però ha saputo veramente parlare al mondo, tant'è che, come sapete, il suo è anche un successo di ritorno. È stata apprezzata soprattutto, prima di tutto, in Germania e in Francia e poi da lì è riapprodato in Italia dopo le grandi difficoltà che ha avuto durante la sua vita per la pubblicazione del suo romanzo principale, L'arte della gioia. Ma intanto lascio appunto la parola a Pina. Ma rispetto a quello che tu hai detto prima, penso che chi approderà alla lettura di questo corposo testo sulle lettere, gli appunti di Gugliarda, dovrebbe ovviamente conoscere un po' di più della sua vita. Insomma, questa è una cartografia dei suoi rapporti col mondo, non so Claudia se sei d'accordo, della sua empatia, della sua generosità nel dialogo con le persone con cui lei ha avuto relazioni, soprattutto nel periodo, nel secondo, quello che io penso sia il secondo periodo della sua esistenza, cioè quello della sua vita a Roma, dopo aver lasciato la città di Catania. Ora, io penso che non sia la sede giusta, ovviamente, per addentrarci nell'enorme corpus narrativo di Gugliarda Sapienza, immenso, immenso, perché ci ha lasciato circa 10.000 pagine, manoscritte. Lei non usava il computer, ovviamente, anche perché gran parte della sua vita non c'era, ma non usava neanche la macchina da scrivere, scriveva sui fogli, seduta con le ginocchia rialzate. È immenso soprattutto il suo corpus narrativo per la genialità e l'originalità della sua scrittura, che io definirei come l'impensato che. Un impensato che stravolge la norma, la scrittura narrativa di Gugliarda. E se non potessimo evitare di paragonarla a qualcuno, la potremmo paragonare solo ed esclusivamente a Virginia Woolf. Io ho scelto, diciamo, con la disposizione di una storyteller, perché lei era una narratrice, io non so, un po' presuntuosamente mi accosto a lei raccontando, narrando le vicende salienti della sua esistenza, che fu un'esistenza molto particolare. E come diceva, scriveva la grande scrittrice algerina Assia Gebbar, mi sento come. Una donna che parla, che narra, la disposizione delle donne a raccontarsi ed è proprio di una donna fisicamente che sta davanti a un'altra che ascolta e in questo ascolto finisce per guardare se stessa senza veli, perché è questo che è la caratteristica principale della scrittura di Gugliarda Sapienza, metterci e mettersi al mondo
senza veli, perché vita e opere di Goliarda si sovrappongono, coincidono. Lei scrive nel doppio ruolo di protagonista e spettatrice. Infatti, non a caso uno dei suoi libri si chiama appunto Il vizio di parlare a me stessa. Non so, vi parlo con la passione con cui io l'ho inseguita, la inseguo per anni, sia individualmente, facendo incontri, lavorando opere cinematografiche su di lei, ma anche con la Società delle Letterate che ha avuto il ruolo fondamentale, credo, negli ultimi 15 anni di traghettare Goliarda nella cultura del nostro paese. Quella cultura che non capì la grandezza di Goliarda e la respinse in passato. Chi era Goliarda Sapienza? Non so, Claudia, vuoi dire qualcosa rispetto alla questione di leggere per prima, leggere per primo tra tutti i suoi numerosissimi libri, leggere l'epistolario? Non so se sia un'azione utile per il lettore o la lettrice, non so cosa ne pensi di questo. Allora, è sicuramente una chiave d'accesso, nel senso che queste lettere, secondo me, permettono un doppio vantaggio. Da una parte ci permettono veramente di entrare nella vita della scrittrice, quasi di spiarla dal buco della serratura. Dall'altro però ci permettono di attraversare un grande lasso di tempo del Novecento, perché le lettere vanno dal 1950, l'ultima è stata scritta poco prima della morte, intorno al 95, l'ultima. Ora, sono a dei corrispondenti noti e meno noti, ma tra quelli noti ci sono dei grandi personaggi che hanno animato il panorama culturale italiano di quegli anni, e non soltanto italiano, vi leggo soltanto alcuni nomi di questi destinatari. Cito Maselli, ovviamente, sappiamo tutti il ruolo importantissimo che ha avuto nella vita di Goliarda Pazienza, ma anche Giulio Questi, Muneva Rikmet, la seconda moglie del poeta Hikmet, e la figlia Renan, il pittore spagnolo Eduardo Arroyo, Luchino Visconti, lo psicanalista Ignazio Maiorè, che conosciamo anche dall'opera della scrittrice, Nello Risi, Baldacci, Adele Cambrì, Attilio Bertolucci, Luce de Ramo, Piero Guccione, Fellini, Pautasso, Garboli, Ottieri e così via. Quindi vedete veramente delle grandi personalità. Però perché dico che può essere una chiave d'accesso? Perché in queste lettere vive la scrittrice. Cioè, la scrittura epistolare è quasi una soglia tra la vita privata e la scrittura inventiva. Devo dire che la cosa che colpisce di queste lettere è quanto lei si mette in gioco. Nessuna lettera è banale. Sono tutte sovraccariche, cariche proprio di intensità vitale. Lei è una donna che si dona. Proprio per fare un poco da volano a quello che dicevi tu, devo dire che rispetto a quello che si diceva, mi hanno colpito due cose. Intanto il fatto che, per esempio, lei cita la Woolf, e in particolare nelle lettere parla di un lungo viaggio che ha fatto attraverso la Woolf e cita Orlando. E questa cosa mi ha colpito perché leggendo L'arte della gioia, anch'io ho avuto la percezione che l'unica scrittrice a cui possiamo veramente paragonare Goliarda Sapienza è proprio Woolf. Penso proprio ad Orlando, no? Questi sonni in cui cade Modesta, che durano a volte anche 2 giorni, mi ricordano proprio i sonni dell'Orlando della Woolf. E c'è la stessa energia cinetica nel romanzo, che spinge la protagonista sempre avanti. Altro accenno che volevo fare è proprio a questa generosità di Goliarda, che si mette proprio in gioco in un corpo a corpo con i suoi corrispondenti e con la vita.
Scrivendo a Marta Marzotto nell'87, lei dice, per esempio, scrive: anche tu appartieni alla razza delle donne che si danno incondizionatamente. Ecco, leggendo queste lettere ho avuto proprio la sensazione di una donna che si mette in gioco incondizionatamente, fino quasi allo sperpero di sé, fino a rischiare tantissimo, lasciandosi coinvolgere emotivamente dai rapporti. Le lettere sono tutte ad alta densità emotiva, potremmo dire. Anzi, servono per riaccendere i rapporti. Lei a volte critica anche molto duramente i suoi corrispondenti, si autocritica. Per lei l'amicizia, a un certo punto dice, non è un divano comodo, ma è qualcosa da sperimentare, da cercare, da riattivare continuamente, in cui immergersi e in cui confrontarsi, rischiando anche a volte di non capirsi. Però da queste lettere emerge sempre una grande sincerità, sincerità che si mescola anche all'invenzione, alla bugia. La scrittura per lei è proprio bugia, dice ad un certo punto, ma la bugia più sincera che ci sia. Vi leggo soltanto qualche passo che mi ha colpito. Questa è una lettera a Munever Hikmet in cui Goliarda scrive: molte delle nostre bugie non sono altro che un impulso verso quello che vorremmo fosse la realtà o fosse stata nel passato. Impulso a modificarla, a crescerla, a fissarla in una composizione più assoluta, che infine appaia più precisa, più a tutto tondo, così che gli altri possano capirla meglio. In fondo, queste bugie non sono che il tentativo di far capire meglio, di estrarre la loro essenza semplificandola. Particolari che potrebbero confondere l'ascoltatore riprendono vita ridando a una verità cronologicamente esatta la precisione di una verità reinventata e quindi espressa, e quindi di verità vera. Insomma, non la verità di una fotografia di un viso, ma verità di una descrizione fatta di questo viso da una voce calda e sensibile. Quindi la scrittura è la possibilità appunto di scrivere e di reinventare il ricordo come qualcosa che va più addentro al suo significato, lo carica di un significato più vero, maggiore, ritorna proprio al nervo caldo della realtà. Su questo, Pina, volevo sapere appunto cosa ne pensavi e come secondo te attraverso, tu che conosci benissimo la vita di Goliarda, che l'hai studiata a lungo, che impressione ti sei fatta? E secondo te perché non è stata capita così a lungo questa scrittrice? Intanto volevo dire, da seguito a quello che tu hai molto ben detto della sua generosità nel darsi nel rapporto, vorrei dire che non c'è stata reciprocità. Ecco, una delle cose che veramente mi creano dolore, se posso dire, su Goliarda, sulla sua vita, è proprio questo, questa sua generosità nel darsi agli altri, nel chiedere agli altri, nell'educare gli altri, le altre, e non ricevere lei stessa tanta generosità. E lo sappiamo come fu la sua vita e come lei finì, ve lo dirò poi velocemente. Se tu vuoi, Claudia, io accenno. Allora, sarebbe una narrazione molto lunga. Io mi vorrei dilungare a raccontare la vita di Goliarda, che poi è quella che lei narra nelle sue opere, e quindi che diciamo viene fuori dai suoi scritti innumerevoli. Ma soprattutto è quella che anch'io ho conosciuto inseguendola, andando un po' per l'Italia a intervistare persone che l'hanno conosciuta, in particolare Adele Cambria, che aveva tutta una sua teoria sulla vita e la morte di Goliarda, o Piera degli Esposti, Citto Maselli.
persone che ho acciuffato, diciamo, negli ultimi anni della loro esistenza, qualche anno fa, adesso non ci sono più. E chi era Goliarda Sapienza? Iuzza è diminutivo tenero di Goliarda, Goliarduzza evidentemente. Era figlia di genitori particolari, genitori originali. La madre, Maria Giudice, una lombarda del Pavese, era già lei una donna eccezionale. Ovviamente precipitata anche lei nelle scuole della storia, come giustamente tocca le donne. Fu una grande attivista socialista. Scrisse numerosi trattati storici e politici, diresse giornali, si unì a moltissime sollevazioni di popolo, uscì ed entrò dal carcere molto spesso, fino ad essere, a finire esule in Svizzera, che però le consentì, di stare a essere prossima, come dire, conoscere tutti gli esuli politici del tempo, famosissimi, da Lenin a Trotsky, Mussolini quando ancora era socialista, i nostri italiani Pertini, Saragat. E soprattutto una donna che al tempo fu una delle più grandi, come dire, delle più grandi donne di socialiste europee, questa Angelica Balabanov, che fu la sua amica di sempre. Scandalosamente si unì non in matrimonio, ma in vita con il patriota Carlo Civardi, che in questa vita movimentata comunque le donò il piacere di sette figli. Ebbe pure il tempo di fare sette figli, Sette figli. infatti, Sette questo figli in giovanissima età, tra l'altro. Quando nel 1919 fu mandata in Sicilia per riordinare le fila del Partito Comunista, fu ospite e poi compagna di Peppino Sapienza. Ci fu questo incontro e modello di vita molto molto particolare, con sette figli di lei, tre figli di lui, perché era già vedovo, e questa intensa vita politica, perché loro giravano per i paesi dell'entroterra, anche lontani, non so, Randazzo, Lentini. Spesso fatti segno di sassaiole per appunto fare proseliti e lavorare per il partito. Peppino Sapienza, dico, sono tantissime cose che si potrebbero raccontare, che sarebbe bello sapere, anche perché sono tutte cose che lei poi riprende nelle sue opere. Era figlio di un ciabattino. La madre in punto di morte chiese ai fratelli che lo facessero studiare, era il quarto di quattro figli, divenne avvocato, però non dimenticò mai le sue origini. Infatti, i Sapienza vivevano nel quartiere popolare di San Berillo.
Non ci sono, non c'è corrispondenza, Claudia, di questo periodo, penso. No, no. Adesso non le ho lette tutte, No, 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 perché però sono volevo tante. chiederti una cosa anche per il pubblico. È Sì. Goliarda, intanto un nome strano, che non è casuale, infatti ti volevo chiederci anche di raccontare come mai questo nome, che era La un po' sai la strano storia, per... no? La sai la storia. Io la so, però... Per lei fu all'inizio della sua vita, anche perché i primi anni a scuola, poi fu ovviamente fu ritirata dalle scuole del regno perché piccola italiana, balilla, insomma, non poteva essere. Però il suo nome le pesò, perché tutti le chiedevano perché si chiamasse Goliarda, e lei ne scrive molto. Anche quando sfogliava le pagine, a un certo punto, un giorno, stanca di questo nome, co cominciò a sfogliare le pagine dell'elenco telefonico di Catania, e nessuno, non trovò mai qualcuno che si chiamasse Goliarda. Cioè, di fatto, uno dei figli di Peppino Sapienza, che avevano tra l'altro tutti dei nomi un po' particolari, uno si chiamava Ivanoe, insomma, era una famiglia sui generis. Morì, sembra, annegato, nelle acque della Playa, che è la grande spiaggia, la Mondello di Catania. Così si disse, di fatto, sembra che fosse stato ucciso, insomma, fatto annegare da alcuni avversari politici. Quando Maria Giudice, all'età di 44 anni, e Peppino Sapienza, anche lui a una certa età, procrearono, perché 7 e 3 non erano sufficienti, nel 1924 nacque Goliarda Sapienza a Catania. E tra l'altro, E lei. scusami, lei viveva con tutti questi fratelli molto più grandi di lei, Di e lei, anche in un sì. clima particolare, cioè in una famiglia veramente particolare per i tempi e con un'impostazione politica molto forte. E questo tema dell'educazione, no? Lei che viene ad un certo punto educata a casa, quindi non frequenta più la scuola, viene educata a casa, e questo tema dell'educazione è molto forte all'interno della sua opera. Secondo te come ha inciso questa famiglia così particolare? Ma è stata praticamente per Goliarda Sapienza l'esperienza fino ai 17 anni, 16 anni e qualcosa, nelle vie di quella che lei chiamava la Civita, di fatto non era la Civita perché è un quartiere un po' più giù di Catania, San Berillo, ecco, dove viveva la famiglia Sapienza. Fu un'educazione, la sua fu veramente un'educazione di strada, non so se un termine se può essere, possa essere considerato un termine negativo, cioè anche di grande libertà all'interno della famiglia, anche perché i genitori uscivano e entravano dal carcere e molto spesso c'era un'irruzione della polizia. Goliarda veniva, che era la più piccola, veniva chiusa nel balcone, un giorno restò lì per tanto tempo sotto l'acqua, poi anche si ammalò. Quindi, e poi una educazione affidata al professore, famoso professore Isaia, che era stato cacciato da tutte le scuole del regno per le sue idee, ma fu un'educazione ad ampio spettro, perché le fu concessa la lettura, il teatro, il cinema, e quindi non un'educazione standard, ma un'educazione molto, molto, molto raffinata anche a livello di scelte dei libri da leggere, che lei poteva leggere. Ma soprattutto fu grandioso per lei, per la sua vita, fu grandiosa l'esperienza nei vicoli di Via Pistone, perché lei visse a contatto con la gente comune,
la gente passava le sue giornate, era libera di scorrazzare per le strade, nessuno si preoccupava di tenerla anche chiusa in casa. Lei viveva, girava dalla bottega della pantalonaia a quella dell'impagliatrice di sedie, oppure nella bottega del famoso commendatore in sanguine, che era il puparo di Catania, e lei stava lì pomeriggi interi ad aiutare a rammendare i teli e le armi dei paladini. E tutto questo fu per lei, e poi ovviamente la sua grande passione, il cinema. Lei viveva in via Pistone, e girando l'angolo c'era questo famoso cinema Mirone, che tra l'altro è stato anche il cinema degli anni in cui, dei cineclub in cui ci siamo formati noi donne, femministe prima impegnate politicamente, poi femministe negli anni 70. E il cinema Mirone. Facciamo finta che è stato raccontato, che non l'ho vissuto, perché se no pensate che io sia una centenario. Lei passava pomeriggi interi dentro il cinema, vedendo e rivedendo questi film, tanto da imparare a memoria i dialoghi, e poi tornava a raccogliere i ragazzi e le ragazze, i bambini del vicinato. E rifaceva il suo film, si faceva lei stessa eroina, impersonando le varie parti. I suoi eroi erano Jean Gabin e la regina Cristina. Infatti, uno dei libri più belli di Goliarda Sapienza è appunto Io, Jean Gabin. E poi col padre, che era un amante dell'opera, un uomo gaudente, andava alle prime del Teatro Massimo, conosceva tutte le opere liriche, frequentava il teatro già da bambina. Tutto questo l'aiutò. Saltiamo tanto della sua vita in via Pistone. La portiamo a Roma. Lei a un certo punto fu anche spinta dal padre a intraprendere la carriera di attrice, perché aveva dato segni tangibili delle sue capacità. E questo l'aiutò a superare l'esame difficilissimo, l'Accademia di Arte Drammatica a Roma. E lei racconta questa sua partenza molto, molto commovente. Lasciò Catania a 17 anni e andò a Roma con la madre, portò con sé la madre e non tornò mai più nella sua città. Ma non c'è pagina della sua opera che non rechi segni della sua vita, della sua infanzia, della sua adolescenza nella città di Catania. Senti, ma scusa se ti interrompo, la figura della madre poi è la figura più importante, no? La madre poi lascia tutto, l'accompagna a Roma proprio per farla studiare. È una cosa che mi ha sempre colpito è che poi non c'è libro in cui non compaia la figura della madre, Maria Giudice, citata con nome e cognome. Anche nell'Arte della Gioia compare per ben 3 volte come un vero e proprio personaggio che viene incontrata da altri personaggi, seppur di sfuggita. Quindi è veramente un modello che è anche difficile con cui confrontarsi, che certamente anche Anche ingombrante, ingombrante. perché una donna con una simile personalità era certamente un modello ingombrante. Ma continua il tuo racconto perché poi No, ti... però a proposito della madre, allora lei soffrì molto nel rapporto con la madre, perché era desiderosa di una maggiore presenza, mentre la madre, tra attività politica e attività di scrittura, spesso le donne che si occupavano di tutti questi bambini, si occupavano della casa, le impedivano di aprire la porta della stanza della madre.
Quindi diciamo che fu un modello importante, spesso anche vicino a lei, nei racconti, come si faceva un tempo, che la mamma raccontava le storie alle bambine, ai bambini prima di addormentarsi. Questo, ecco, questa è una cosa che lei racconta, che per lei furono momenti di grande intensità emotiva. Per il resto, fu più un modello che una presenza, ecco, mentre il padre fu una presenza più ingombrante, perché il padre la portava con sé a nuotare alla playa, la portava a mangiare le olive nere la sera con i pescatori, la portava al cinema, al teatro, e quindi diciamo che le trasmise queste passioni culturali. Era un uomo gaudente, ma era anche un uomo molto generoso, lo chiamavano l'avvocato dei poveri, Poveri. sì, e morì. Lo sai, insomma, non era proprio un uomo fedele. Lo trovarono, poi fu eletto senatore all'Assemblea regionale siciliana e fu trovato morto in un albergo di Palermo con una sua accompagnatrice. Il funerale di Peppino Sapienza fu un evento straordinario nella città. Il feretro procedeva su un tappeto di garofani rossi, anche questo lei racconta in maniera sublime nelle sue opere. La vita a Roma, adesso non so, dimmi Claudia, mi stavi dicendo qualcosa? No, 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 cioè, dico, fu volevo un arrivare salto. ad un altro punto proprio perché questo ricordo della madre, anche perché abbiamo un tempo stretto, è, per esempio, alla fine, facendo proprio un salto, e poi magari la vita a Roma Sono proprio ce la riassumo. delle poesie straordinarie dedicate alla madre, ecco, Sì, ma io questo qui. pensavo al suo furto, cioè, quando... Goliarda alla fine si ritrova in carcere, questo è ben descritto nelle lettere, questa fase della sua vita è proprio sviscerata. È il momento in cui forse si sente più vicina a sua madre, in un certo senso lei descrivendo agli amici il fatto di essere andata in carcere per un furto, ora magari ci racconterai questa storia che fece anche scandalo. In fondo lei parla di un inconscio che l'ha voluta avvicinare alla madre per farle provare quell'esperienza che sua madre aveva provato tante volte e che a lei mancava, e parla anche di una seconda morte che l'ha fatta rinascere a contatto con la verità e con la realtà di quelle donne che vivevano nel carcere e che diventano sue amiche e corrispondenti di molte delle lettere. Penso per esempio a Nancy, a cui lei scrive delle lettere, in cui dice che ha toccato la vita vera, ha trovato dei sentimenti veri, è una realtà che ormai aveva quasi dimenticato. Quindi, certo, è un evento strano nella sua vita. Sì, anche se diciamo che i Sapienza e le Sapienza tutti erano abituati Esatto. a questa vita dei genitori, per loro era quasi un rito questo loro uscire ed entrare dal carcere, perché comunque erano sotto sorveglianza, già siamo nel periodo del ventennio. Ho perso il filo, a Roma. Ecco, fu una frattura, secondo me, tremenda, quella del passaggio da questa libertà e da questa adolescenza felice, felicissima, alla città di Roma. Lei fu ammessa all'Accademia con Silvio D'Amico che arricciava il naso per il suo accento. E allora la condizione perché lei fosse ammessa fu quella che lavorasse molto sul suo accento, perché evidentemente era un accento siciliano marcato, e cosa che lei fece continuamente, passava le giornate a ripetere, a leggere con l'accento giusto, vabbè, non ci possiamo dilungare purtroppo,
divenne staffetta della Resistenza, finita la guerra, si dedicò al teatro e al cinema, fu una grande interprete di Pirandello, lavorò con Luchino Visconti, con Blasetti, però furono anche anni come posso dire, di grandi ansie emotive, di grandi dolori, di grandi di pena per la morte della madre, la sua malattia, di pena per i ricordi, e le furono somministrate delle cure tremende, tra cui gli elettroshock, da cui solo una donna potente come Goliarda ne poté uscire sana, 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 sana di mente. Tra l'altro lei, in questo libro meraviglioso che è Il filo di mezzogiorno, critica Bellissimo. moltissimo la psicoanalisi e riuscì pure a mettere in crisi il suo psicoterapeuta che lasciò la professione, tanto lei fu come dire ipercritica nel rapporto. Vabbè, questa Sì, è e qua ci sono comunque pure delle lettere interessantissime che interessante, sì. lei manda al suo psicanalista chiedendo di non cercarla più, basta. Cioè, quindi Sì. in realtà c'è proprio il rovesciamento del rapporto, almeno a leggere l'epistolario da questo punto di vista. Ma continua, perché non ti voglio interrompere, perché è un No, racconto no, ma così, bellissimo. così è più, no, perché è molto, molto significativo questo incontro, così, questo parlarci. Io vorrei dire tantissime cose. Comunque, tu hai accennato ecco, Goliarda Sapienza a Roma frequentò l'intellighenzia, della capitale. Hai già fatto un elenco di tutte le persone che le furono prossime, dal cinema al teatro alla letteratura e soprattutto alla politica. Concitto Maselli, che fu il grande amore della sua vita, forse i giovani non, le giovani non. Non conoscono, ma lui in quegli anni, tra gli anni 60 e 70, fu uno dei registi più acclamati nel cinema italiano. E di questo vi devo dire una verità, la posso dire perché lui stesso, in uno dei nostri incontri su Goliarda a Roma, all'Accademia, al Centro Sperimentale, con Gitto Maselli, lui ebbe a confessare che le sue numerose opere cinematografiche portavano l'apporto, la penna, la mente di Goliarda. Sappiamo, ed è certo, che molte sceneggiature che firmate da Gitto Maselli e molte direzioni di film, in effetti, erano di Goliarda Sapienza. Questa è la sorte delle donne, degli uomini illustri. Ma lei era una donna generosa. Lo confessò Citto Maselli, quindi adesso lo posso dire perché per tanti anni tutto questo non. Comunque, fu, diciamo, il suo compagno di vita. Poi lei, all'età di 50 anni, sposò, cosa assolutamente inedita nel panorama dell'esistenza dei Sapienza. Sposò, non si sa bene. Io ho sempre cercato di sollecitare nei miei incontri con Angelo Pellegrini. Ma ovviamente questo non si capisce perché Goliarda a 50 anni fece questa cosa di tipo della norma, legarsi alla norma del matrimonio. Sposò Angelo Pellegrino, di 20 anni più giovane di lei.
Per lei le età erano celle inventate dagli uomini. C'è l'episodio del carcere. Allora, il suo bellissimo libro, L'Università di Re Bibbia, lei frequentava queste signore un po' intellettuali di Roma, tra cui una sua amica che lei chiamava Bambolina, insomma, il cui nome è inutile qui ripetere, e in uno dei suoi momenti di genialità e di spirito, diciamo, non so come definirlo, insomma, rubò una collana preziosa nella casa di questa carissima amica, la quale a un certo punto, non immaginando che potesse essere goliarda, fece una denuncia, perché in questi casi si pensa subito al cameriere. E fu scoperta perché, presuntuosamente, lei era andata da un rigattiere. Tra l'altro, cominciarono gli anni della sua povertà. Goliarda era povera, non aveva di che vivere, i suoi libri non venivano pubblicati. E vendette la collana a buon prezzo. E poi la polizia scoprì, perché i rigattieri furono ovviamente i luoghi più ovvi per cercare la colpevole di questo tremendo furto. E lei si firmò col nome Goliarda Sapienza, perché c'era bisogno di una firma per vendere. E ne racconta che fu prelevata da due auto della polizia a sirene spiegate e portata a Re Bibbia. Ecco l'incontro con queste donne, e tu già questo l'hai accennato, fu per lei un'esperienza straordinaria. E con la sua capacità di empatizzare la vita degli altri e delle altre, racconta e narra la vita di queste donne tremende, di ladre, assassine, in maniera eccelsa in questo libro. Non saprei usare termini, in questo momento non mi viene nulla in mente. Tra l'altro, c'è non so, forse ci stiamo dilungando, diamoci un tempo. C'è non so se ti è mai capitato di vedere questa intervista che le fece quel giornalista Viaggi. famoso Sì, sì. Biagi, deridendola. Perché lei parlava del suo rapporto con queste donne, che fu una università, di conoscenza della vita di queste persone. Quest'uomo insulso, devo dire, inetto in quel momento, la derise durante la trasmissione, ed è pietosissimo. Anche gli Comunque, altri ospiti avevano sì, un c'era sempre questa atteggiamento faccia un po'. importicante, devo E dire. Goliarda, che cercava di difendere la sua posizione, la sua. Comunque, vabbè, insomma. Senti, da questo punto di vista mi colpisce anche molto il fatto l'amica Bamboline, appunto Bambù nelle lettere, che poi ritorna Bambù. anche come un personaggio dell'Arte della Gioia, cioè uno dei personaggi Sì. principali più cari, anche più belli, è proprio il personaggio di Bambù, quasi una figlia di Modesta. Loro in un rapporto molto stretto, molto, quasi d'amore, forse non d'amore. Cioè, Goliarda certo non si faceva Comunque viscerale, cioè c'è qualcosa viscerare. di viscerale nella sua scrittura e di viscerale nei suoi rapporti. Sono sempre Sì. rapporti quasi un po' eccessivi per certi aspetti, veramente come se ci fosse anche una sorta di sperpero di sé. Cioè, questa donna non si risparmiava mai. E poi alla fine, seguendo le lettere, colpisce proprio la sua povertà, no?
l'indigenza, il fatto che si L'indigenza. sente esclusa da questa società letteraria, arriva persino a scrivere a Pertini, alla moglie di Pertini, proprio per avere un aiuto, per riuscire a pubblicare il libro, comunque per riuscire a pagare le rate dell'affitto. È veramente una vita anche difficile. Nessuno le voleva Sì. pubblicare questo romanzo che è poi è un capolavoro. Non è stato proprio capito. Vi leggo su questo una lettera a Bertolucci, proprio un passaggio che ci riassume un po' con la vicenda editoriale, quello che lei chiama scrivendo proprio ad Attilio Bertolucci è il mio inferno editoriale. Ho tentato, o meglio, amici mi hanno offerto l'occasione di sottoporre il romanzo sia a Rizzoli che a Feltrinelli e ne ho avuto delle risposte così bizzarre. Per uno, il romanzo è troppo sperimentale. Per l'altro troppo tradizionale, che mi hanno messo una grande curiosità sul come e su chi legge il manoscritto. Ma questa curiosità è durata poco e non ho nessuna intenzione di cercare un editore. Lei non vorrebbe quasi più pubblicarle, spinta dalla necessità anche dei consigli degli amici a insistere alla fine. Però è vero, da alcuni è stato visto come troppo tradizionale, un romanzone. Accusavano L'arte della gioia di essere un romanzo troppo lungo, troppo romanzesco, troppo popolare e nello stesso tempo troppo sperimentale, perché certamente il personaggio di Modesta non è un personaggio assimilabile a tipologie di personaggi già visti. È soltanto l'incipit del libro, per chi l'ha letto, per chi non l'ha letto non lo dico, è qualcosa di sorprendente, no? È un pugno allo stomaco, ti colpisce, proprio. Però mi ha colpito, no? L'arte della gioia. Tanto si è scritto anche su questo titolo, che cosa fosse per lei questa gioia. E questo emerge benissimo dalle lettere. Cioè, lei nelle lettere parla continuamente di gioia. Ma con gioia lei intende due cose. Da una parte la gioia è la resistenza vitale, quella visceralità, quella forza della vita che va avanti anche grazie alla percezione della morte. Su questo magari vi leggerò dopo, proprio per chiudere, una frase secondo me molto bella. D'altro canto, la gioia della letteratura, la gioia di scrivere. Il termine gioia nelle lettere è sempre abbinato al momento della scrittura, alla possibilità che lei ha avuto di scoprire dentro di sé questa vocazione narrativa che si esprime nella scrittura e che appunto le dà una gioia, una felicità prima sconosciuta. E gli editori Pina, allora purtroppo mi sa che dobbiamo chiudere, proprio ci restano 2 minuti. vabbè, se proprio dobbiamo chiudere, voglio dire che cosa tra le lettere di un editore che lei riceveva in risposta al suo desiderio di avere pubblicata L'arte della gioia e anche altri dei suoi libri, perché lei in vita pubblicò pochissimo, un editore le scrisse testualmente: il suo libro è una pila di iniquità. Finché avrò vita non permetterò la pubblicazione di un tale libro. Vabbè, erano gli anni in cui insomma, l'Italia inneggiava alla sessuofilia di Moravia, insomma, adesso non voglio stare qui, cioè, i Vittorini, Quasimodo, e Goliarda Sapienza, povera, non ebbe neanche la possibilità di avere i soldi della legge Baccelli Bacchelli. che dava perché era stata una settimana in carcere, cioè sono delle cose tremende. Morì povera e disperata per non avere potuto portare in stampa nessuno dei suoi libri. Oggi lei è un caso letterario. I suoi libri ve li voglio leggere qui. I suoi libri oggi sono pubblicati in Germania, in Francia, in Belgio, in Spagna, in Catalogna, in Portogallo, Grecia, Olanda, Israele, Macedonia, Stati Uniti d'America in diverse case editrici, ovviamente Penguin, che è il massimo che si possa
che si possa avere come editore in Inghilterra, che scrive nell'interno di copertina The Posthumous Masterpiece, è il capolavoro postumo di quella che è considerata tra le più geniali, originali, importanti scrittrici, voci europee del XX secolo. Vi vorrei leggere il lungo elenco delle sue opere, ma non lo faccio. I suoi libri, non so, vorrei dire tante cose, ma Allora, non so Vina, questo. facciamo così, proprio per chiudere. Intanto io dico, per esempio, nel 2021 è uscito un articolo meraviglioso sul New York Times con un elogio di Goliarda Sapienza, che veramente è molto interessante, anzi, leggetelo. Vi volevo leggere proprio il passaggio in cui le parla della gioia, di che cos'è per lei la gioia. E poi io chiuderei, se ci puoi fare vedere proprio un istante qualche immagine di Goliarda, perché so che ne hai tante. Io vi leggo solo questo passo da una lettera. Ho bisogno della mia parte di tristezza e anche di dolore, anzi ho diritto al dolore, perché solo da esso comprendo cosa sia la gioia, come ho bisogno della morte per capire che sono viva. Che cosa sarebbe la nostra vita sempre giovani e senza il traguardo della morte che ci fa prezioso ogni momento che riusciamo a strapparle? Sarebbe la beatitudine degli angeli. Che non mi interessa, non interessa il mio corpo, fatto di materia febbrile, è destinato al decadimento. Quindi vedete come gioia e dolore si È intrecciano. bellissimo. Non vi posso, io vi voglio, non so, qui è troppo difficile, non l'abbiamo potuto fare, però vi voglio fare sentire, se possibile, due parole, vediamo se riesco Io direi di sì e a chiudiamo proprio sentire. su questo prima che ci cacciano, perché abbiamo già sforato. Di Goliarda Sapienza, l'arte della gioia è qualcosa di fatale, lo dimostrano, testimoniano tutte e tutti coloro che lo leggono. È un libro che insegna a desiderare, il che significa diventare soggetti attivi e gioiosi delle proprie passioni e del proprio accaduto, di ciò che ci accade e che riconosciamo come la vita che ci è capitata, che lei ci insegna a far diventare nostra. Questo romanzo e tutta la sua scrittura rappresentano un problema grosso. Uno dei fatti salienti, secondo me, è il fatto che lei scrive in un modo che non si è mai visto. Forse scrive, come direbbe Carla Lonzi, in un modo diverso, che non è letteratura, che è molto di più, perché scrive per inventarsi il modo di dire quello che ha da dire. Non voleva essere semplice, un Basta, romanzo. se dobbiamo chiudere, posso leggere le ultime righe, le ultime, se mi permettete, altrimenti chiudiamo, del suo bellissimo Il filo di mezzogiorno, in cui lei scrive della sua morte. Non so, Claudia, se Sì, sei d'accordo. finché non ti Lei scrive. interrompo. Se morirò per la sorpresa di qualche nuovo viso incontro nascosto dietro un albero in attesa, se morirò fulminata dal fulmine della gioia, questa parola gioia che ricorre, soffocata da un abbraccio troppo forte, annegata in una tempesta di emozioni trascinanti verso un mare che invisibile attende dietro la notte. Se morirò svenata dalle ferite aperte di un amore perduto, non più richiuse, se morirò pugnalata dalla lama affilata di uno sguardo crudele, vi chiedo solo questo: non cercate di spiegarvi la mia morte, non la sezionate, non la catalogate per vostra tranquillità, per paura della vostra morte. Ma al massimo pensate, e non lo dite forte perché la parola tradisce, non lo dite forte, ma pensate dentro di voi, è morta perché ha vissuto. È bellissimo questo, perché proprio lei aveva questo rapporto con la vita commovente. Se non avete letto L'arte della gioia per le persone che ci stanno ascoltando, io vi consiglierei di non cominciare dall'arte della gioia.
ma di cominciare da Lettera Aperta, che è il suo primo capolavoro. E da lì lei cominciò a scrivere a 40 anni e fu un lampo di genio per uscire dagli elettroshock. E questo libro, e solo una persona come lei poté veramente venirne fuori, e ne venne fuori utilizzando il ricordo e la memoria. I suoi libri sono una grande pedagogia perché ci insegnano l'arte del vivere. Bastano, ragazzi, abbiamo Grazie detto Pina, grazie troppo. a tutti. Grazie, Noi lasciamo grazie ora la linea al prossimo incontro e speriamo di poter poi tornare a parlare in un'altra occasione insieme, a te. perché Abbiamo veramente ci sarebbe tanto da tante cose da dire. dire, Sì, ci siamo tante proprio cose da raccontare. trattenute. Va bene. Abbiamo tante cose da raccontare su Goliarda, tante. Buona Buona serata, grazie. serata, arrivederci. Ciao Claudia. Ciao Pina, grazie.